Allora, ragazzi, come potete vedere, qui abbiamo la Butt, che sarà la seconda prova, perché appunto l'ho assaggiato ieri per la prima volta. Io ovviamente non uso latte, ma uso in questo caso la soia al cioccolato. E in questo caso aggiungiamo lui, latte di riso integrale. Molti di voi probabilmente metteranno prima le polveri e poi la bibita. Io invece faccio esattamente il contrario. Perché direte? Perché se metto le polveri e poi la bibita, molte si attaccano sotto. Quindi ragazzi, apriamo il nostro bibitone, o meglio, quello che diverrà il nostro bibitone. Ed eccoci qua. Scusate ragazzi per l'inquadratura, mi devo comprare un cavalletto più alto. Abbiamo raggiunto questa realtà, che mi serve un cavalletto più alto. Mi raccomando ragazzi, facciamo le cose per bene. Prendiamo lo scoop, perché prendiamo la polvere, che questa è molto granulosa rispetto alla Named, e la tagliamo via l'eccesso. Olè. Vedete come si apre? Mentre la Named, credetemi ragazzi, rimaneva compatta. Era quasi divertente da vedere. La dose consigliata è 3 scoop, 3 misurini, che sarebbero 26 grammi di proteine, ma io ne metto 4. Tanto sono sicuro di non essere l'unico palestrato che non ne prende soltanto 3. Ovviamente ragazzi, di solito lo bevo nella borraccetta, nello shaker, ma per convenzione, per comodità, ve lo faccio vedere nella tazza. Considerate ragazzi che questo è il gusto nocciola, a cui abbiamo messo latte di soia al cioccolato, quindi il nocciolo al cioccolato più riso integrale. Beh, l'unica cosa che mi frega, appunto, la mucca, sì, l'ho scelta io, sì, l'ho scelta io. L'unica cosa che mi frega è il sucralosio, che è un dolcificante artificiale, quindi non esiste in natura, è fatto in laboratorio. Perciò ragazzi, io ormai l'ho comprata, la finirò, ma vi prego ragazzi, bevete tanto. Considerate ragazzi che queste sono proteine liquide, quindi vi vanno subito nel fegato e nei reni. Dovete bere tanto, specialmente per smaltire le cose errate che ci sono dentro. Quindi posso subito dirvi, senza fare il fighetto, che non prenderò mai più queste proteine della VAT, visto che hanno il sucralosio. Ormai ci sono e le finiamo, ma non le prenderò mai più. Da Vespertile è tutto, ci vediamo la prossima volta. Mua! Manneg!